€99, versione di colore sono Bordeaux, eccolo qua, il grigio e poi il nero ed anche questo cappio delizioso, molto di moda, che insomma ben si adatta a questi tipi di Sì, marroni, ce n'è per beige, tutti. grigi, di torta, cioè anche il nero Ah, stesso. bene, guarda, col fuoco mi sembra perfettamente. Quindi è verde e il bordeaux è anche verde, per aggiungere. Ma insomma, questo grigio alla fine forse lo troverebbe in quarta posizione, avendo Sì, la possibilità di io scegliere, sono perché qui rimasta veramente nel cagli, perché il mio abito è un James Whitman, se volete cercare su qua, Così come sul con sito. il cammello io metterei il bordeaux, l'abbinamento della classe, è incredibile, guarda. Ah, lì è il risplendore dei colori della terra, e dei colori della terra, quindi sì, un necessario coccio e ci siamo, insomma. E voilà, vabbè, dopo queste disertazioni, Dai, più avanti parliamo di moda e assolutamente chiaramente sì. la seconda sessione per eccellenza. Volevo parlare un attimo di Francesca. Francesca, mi dice, signora Gradinelli, che cosa ne pensa di queste cristalli alla missione? Le cristalli spaziano tra due dimensioni diverse, tutti neri, su tutte e quattro le lavorazioni di scarpe, che sono di lucentezza, leggera, come la tela, ma questo ecco, perché la voglio portare tutto il giorno? Quello che è fondamentale è che questi cristalli sono cuciti sulla tomaia e non ho compreso di montare strizzati di terra, perché poi la cucitura e il riaccetto interno su quella tomaia. Quindi Ti chiedo sotto che che cosa cosa troviamo? È troviamo? doppiata, moderata, molto adoppiata, con tutte le cuciture lisce, non avverto alcun punto di frizione all'interno della scarpa e poggio il piede sul cuoio. Un bel sottopiede importante che innanzitutto mi alza anche proprio l'altezza percepita della scarpa, perché il tacco è di 4 cm, ma con la solezza interna vado ad alzarla di 5, quindi posturalmente perfetto, bello slancio medio, perfetto per tutto il giorno. La soletta in cuoio non rende, al di sotto ancora cuoio, quindi una scarpa perfettamente rifinita. Le mie bolle d'aria che mi consentono di camminare e volare tutto il giorno con estrema comodità e soprattutto il volume necessario per un eventuale Porco Dio. supplantare ortopedico, perché chi ha bisogno di implantare personalizzato ha bisogno di spazio. Qui ce l'abbiamo grazie al fatto che vado a sostituire la soletta di Catrice e grazie al fatto che la pianta di questa scarpa, calzata H, è quella della moda comoda. Quindi viene studiata e strutturata per dare spazio anche ai piedi più problematici come la gola e il grigio. Stavo pensando, mi hai letto un po' nel pensiero, no? Che non abbiamo citato molto spesso il famoso Auge Albo, che però è stato proprio motivo per scrivere la recensione del Ah, io nostro sono libro, che è rimasto con noi al non sole. sono Quindi ti prego di d'accordo. leggere da me le recensioni, che sono pazzesche. Io non sono Ma d'accordo sulle quanto recensioni. Caprizio accompagna, vogliamo dirlo proprio alle nostre nuove amiche, a quelle che ancora curiano di un po' di diffidenza nell'acquisto della scarpa in televisore, a parte che noi abbiamo dei servizi che vi rendono proprio assolutamente sicure i soldini che spendete, perché avete 30 giorni di Allora, garanzia cioè, per restituirla a io. casa vostra, mantenete la scarpa, possibilmente, Ma soprattutto se io devo spendere. con uno spazio che non vada quindi a sporcare la suola, e su e giù per il corridoio, sopra magari il passante o il tappeto, e vi rendete conto da subito Ah, della sei scarpa giusto. sarà incredibilmente comoda. Perché ha magari delle criticità, come stavi dicendo Certo, si prima. compra moda comoda proprio per necessità. Tutte Certo. vogliamo stare comode, possibilmente, perché se poi ho il piede strutturato in maniera tale da dover mettere delle scarpe conformate, le nostre capriste sono organizzate quasi davvero su misura. Quando abbiamo la calzatacca, quindi più spazio per la pianta, la bombatura per le dita che non vengono schiacciate, i mezzi numeri che vi danno quindi la lunghezza perfetta del vostro piede, anzi, Quindi è una balista ribadisco, ancora più consapevole, ancora più mirata, ancora più più eccellente. Chi ti ha dato questo numero? Andrea di qua, Andrea di là, ho sbagliato numero, scusi. Volevo fare un ragionamento. No, vorrei fare un ragionamento. Se...
Vabbè, ecco, vabbè, a parte la parte. Cioè. Io uso le mie Nike. Allora, no, sì, avrete visto che io ho tutto due, ho due Samsung, ho due iPhone, uno, l'altro quello che è questo qui. Allora, chi ti ha dato questo numero? Chi ti ha dato questo numero? Chi ti ha dato questo numero? La domanda è chi ti ha dato questo numero? Chi te l'ha dato? Non... Ma sempre fattissimo. Chi ti ha dato questo numero? Il mondo moderno è un mondo di teste di cazzo, di maleducati, di sfigati. È un mondo che quindi che va rifiutato. Uno che ti chiama, che ha il tuo numero e che non dovrebbe avere il tuo numero perché non ce l'hanno, e gli chiedi chi ti ha dato questo numero e non risponde, ti dice altre cose. Tutti... Questo cosa vuol dire? Ma sono tutti così. Questo vuol dire che... Stessa cosa sulle fighe. Allora, le fighe. Cioè, le fighe che hanno a che fare con me, io, cioè, sono gentilissimo sempre, ma dovrebbero capire che vedono che. Io ho un giro di fighe, sono un Mr. Figa, il fondelli mondiale, perché comunque, cioè, voglio dire, se una non fa subito giusto il primo colpo, io anche se vorrei aiutarla, la devo sfanculare perché ne ho altre 10.000 che sono pronte, ma 10.000, cioè, io gioco anche su lei, sono fighe, cioè, a parte... La mia ex moglie, per dire che l'ha mandata a fanculo, però la mia ex moglie è Riley Steele, figa, cioè, per dire, ma le fighe, è per dire, quindi a me quello che dispiace, non sono io quello che fa lo sborone che le vado a fanculo, capito? Attenzione, è che, allora, supponiamo, entra la figa e dice, ah, devi essere per me, non voglio così. Poi io le dico, guarda, certo, però comportati, fammi anche certe cose che ti chiedo. E loro non lo fanno, porca, quando non lo fanno... Io non è che gli dico niente, però la seconda volta se, cioè, non ci sarà più. E loro, cioè, perché non ci sarà più, perché comunque, io, ma non perché non voglio io, è perché do tantissime altre. Do, cioè, ma ripartire per dove? Ma ripartire per dove? Ma per ripartire per dove? Ma basta. Ecco, questo è tutto. Basta. No, volevo dire questo. Però il problema qual è che questo accade soprattutto in Italia, perché in Italia la figa, attenzione, parlo di fighe, non di, cioè, di fighe. E non capiscono, pensano che non capiscono che c'è una rivalità internazionale. Infatti non sono in Italia. Quindi spesso è meglio stare in videochiamata con le mie internazionali. Come primo sponsor
cioè queste chiamate che io ricevo non sono chiamate che voglio io. Chi ti ha dato questo numero? Non va il telefono. Chi ti ha dato questo numero? Chi ti ha dato questo numero? Pronto? Salve, buongiorno. Chi ti ha dato questo numero? Segreto di Stato. Chi ti ha dato questo numero? Offre soldi PayPal e te lo dico. Chi ti ha dato questo numero? Offri soldi a PayPal e avrai la risposta. Il mio cuore è per te, Federico. Andrea Di Pre. Ok? Bene. Com'è? Chi c'è ancora? Praticamente come funziona? Che non serve neanche più fare la deal di vergognati di lui. Se non mi dice chi l'ha dato, va. Della Germania. Chi ti ha dato questo numero? Grande Andrea, ti voglio bene. Chi ti ha dato questo numero? No, vieni a Berlino Andrea, ci facciamo un giro alla tennis. Chi ti ha dato questo numero? Che ti interessa? Vieni alla tennis, facciamo un giro insieme. Cioè io dovrei andare a Berlino a fare un giro insieme ad un maschio, ok? Vado a Berlino, cioè dovrei andare a Berlino adesso a fare un giro insieme. Chi ti ha dato questo numero? Il dottore! Chi ti ha dato questo numero? Oh, ma ce l'hanno tutto il numero, Andre! Io non l'ho dato a nessuno, chi ti ha dato questo numero? Ma chi ti sei fatto una canna stasera? Chi ti ha dato questo numero? Bit. Chi ha dato questo numero? Grandissimo. Chi ha dato questo numero? Bit. Bang. Grazie.
chiuso un pochino prima il salone proprio perché io ogni circa 15-20 giorni faccio ai miei ragazzi la formazione. Che la formazione è una cosa molto importante per il team. Prima oggi che hai fatto? Avete lavorato? Non male. Qua se dice chi ti ha dato questo numero? Uno. Chi ti ha dato questo numero? Due. Chi ti ha dato questo numero? Tre. Beat. Bang. Dai, non voglio vedere maschi. Cambia canale. Cambia. Andrea, chi ti ha fatto questo numero? Ah, nessuno. Andrea, dai, venito qua a Berlino che andiamo alla TV, cazzo. Dai, che offro io. Chi ti ha fatto questo numero? Sara Tommasi. Uno, chi ti ha fatto questo numero? Sara Tommasi. Due, chi ti ha fatto questo numero? 3 beat bang. Questa è una live. Io non... È sempre così. Che ti ha dato questo numero? Avvocato. Che ti ha dato questo numero? 4 3. Che ti ha dato questo numero? 1 Beat. Chi ti ha dato questo numero? Beat, 1, 2, 3. Chi ti ha dato questo numero? Mi ha dato il numero? 3. Chi ti ha dato questo numero? 2. Chi ti ha dato questo numero? 1. Andrea! Beat. Bang. Oh, hanno anche il numero da... Chi ti ha dato questo numero? 1. Sei un grande, porco Dio, sto guardando la tua diretta. Chi ti ha dato questo numero? 2. Sei troppo magico, ti prego, dobbiamo affaccarti. Vabbè, no, allora, se guardi la diretta è diversa, complimenti, bravo, allora, complimenti. No, sei caldo, sei già con quegli occhiali dall'obiettivo, capite, sembri troppo finocchio. Però sei la finocchio. No, complimenti, ragazzi, complimenti. Grazie. Ho dato questo numero 1. E questo lo blocco, questo adesso lo blocco. E continua a chiamare, questo qua lo blocco. Ho dato questo numero 1. Ho dato questo numero 2. Ho dato questo numero 3. Bang. Beat. Hai dato questo numero? 1. Hai dato questo numero? 2. Hai dato questo numero? 3. 5, 4, 3, 2, 1. Ho tirato questo numero. Pronto? Chi parla? Pronto? Cazzo, era una figa sta qua, era una figa, porca. Questa è la risposta. Ho tirato questo numero. Bel capezzo, no? Ho tirato questo numero 2, ho tirato questo numero 3. È il mio numero questo. Chi ti ha dato questo numero? 1. Chi ha dato questo numero? Un avvocato, ho reperito questo numero tramite una chat segreta. Volevo dire che apprezzo veramente tanto il lavoro.